Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Pippo cocaina? No, non Pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina. Io tu mi fai pena. Fai pena. Ok. Ah, ce l'abbiamo, Lasa. Ok. Sì. Allora, Simo, dimmi un ospite questo. Che hai avuto in live. Porca trottola, bruppi. Sì, comunque siete degli idioti, così si capisce già il tipo di numero. non lo so, un gruppo di deficienti. No, no, perché può essere... Ma che numero, Simo? Come scusa, domanda. Se lei fa cioè, se un fa grosso ordi già si può far capire quanto era grosso, insomma. Cioè, se fai così, esatto. In base a dove metti la mano, capisci? Sì. Bellissimo. Cioè, siete avanti. Per esempio, guardatemi un attimo... Ci sono... Allora, cioè, parlando appunto di peni, c'è un ragazzo magari che è ben dotato e gli altri dicono lui c'ha... ce l'ha. Quindi vanno molto a gesti, non dicono a un cazzone, utilizzano direttamente certo. Il segno così. Cioè, che coglione, ma pensa a te, è bellissima questa cosa, no? Veramente, veramente pazzesca. Io ho finito Simone. Oh, non scherzando, cock. Oh, hai detto che ti fanno ridere i meme su Rovazzi, eh. Era carino, dai, mi dispiace averlo indovinato quasi. Mi dispiace. Dai, roba delle tasche, sai cos'è che fa ridere? Il fatto che è specificato alle tette. Fanno subito a capire benissimo. Anche se rapper italiano, ti dico Lil Forte. Dai, che schifo. Ma vorrei il buco del culo di una ragazza? Minchia, ci passo proprio tutta la faccia. Mamma, mezzo con la scarpetta. No. no, adesso è che mica l'ordine del giorno. Allora, difficilissimo hittare con quello. Se hittavi con quello in Cancer Reload era devastante come clip. Era tosto da farlo. E... secondo me siamo tra il 7 e l'8. Siamo tra il 7 e l'8. Cazzo, però... 8, quello non ce la faccio a darglielo. Clash Royale. Alessio 2002, tu meriti di esplodere in un campo di fuoco, testa di cazzo, ti meriti le sponsor dei gruppi Telegram, truffa di merda, figlio di puttana, devi esplodere, Cristo Dio. Tu e Simo, tua madre con la troia. Simo, è una live sponsorizzata. Ho sbagliato. A me piace il contatto, sono sincera. Anche per... in tutti i sensi, diciamo... Non so perché, ma lo trovo molto bello e mi piace il contatto fisico, non so spiegarlo, ma non c'entra nulla la sordità, veramente, ci sono alcune persone che non vogliono neanche essere abbracciate e ti respingono. Okay. Poi è vero che io sono una persona molto coccolosa e quindi... Fabio? Sei un imbecille del cazzo. Porca puttana. Ho innaffiato tutto, cazzo. Vai. Oh, grande Coco, ci hai dato la simpaticona, alla fine è stato ma state un cazzo, letteralmente. Porca puttana. Tu sì, voi siete più bravi a far ridere, scusate. C'è di lavoro. Vuole fare il taccagno, vuole fare il T-Rex. Dai, vuole scammarci. Ma
Mamma mia, qua Coca è l'unica che sta facendo proprio l'affarone. Posso continuare quanto volete. Chiudo qua il discorso perché mi viene il magone, mi viene rabbia e tutto, però quello che voglio dire è, ragazze fidanzati, guardate la vostra ragazza negli occhi e amatela, perché meritano tanto, le donne soprattutto in generale meritano tanto, quindi guardatela negli occhi, ditele che l'amate e proteggetela. Porco Dio. Io non dico niente, live, okay. Posso dire che si è creata una situazione molto interessante. Cosa vuol dire? Sono arrapato. Sto quasi per volare. Oh, Cock, guarda. No! 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 Qua è colpa vostra, siete voi delle merde. Sì, qua è colpa no. Siete voi delle merde, non io. Io sto cercando di tirarlo su di morale, non tirare sul coso. No! Vabbè, sì, stai cercando di raccogliere i cocchi. Un altro paio da uno? Un altro paio da uno, probabilmente le Balenciaga Triple S. Boh, cioè, che cazzo frate, come, ma Manu, come cazzo fai a mettere quelle barche? Mi piacciono. Ho capito, zio. Ma un altro spin? Un altro giro? Con qualcuno? Vai. Che lo fa? Lo vuole fare? Manuxo. Manu? Vai, Manuxo, fallo tu. Vai. Girati, cazzo. Sembra la mia minchia. Bella.